grande classico a pochi chilometri da Torino è l'escursione al Rifugio Gervis in Valle Pellice. Dalla borgata Villanova di Bobbio Pellice parte una strada battuta dal Gatto delle Nevi, che può essere percorsa con ausilio di ramponcini da trekking. Attenzione però, durante la tratta vi sono possibili pericoli valanghe da tenere in considerazione. Si consiglia quindi di consultare i bollettini valanghe sul sito dell'ARPA Piemonte e di sentire telefonicamente il rifugio per informarsi sulle condizioni del percorso. Il rifugio Gervis è raggiungibile con una semplice camminata di circa 2 ore e mezza. Altro rifugio raggiungibile tramite una semplice camminata è il rifugio Sellerie, in Val Chisone. Partendo da Pracatinat, nei pressi di una grande struttura fatiscente, il sentiero ci porta nel cuore del parco Orsiera Rocciavre, ove con un percorso battuto dal Gatto delle Nevi si giunge al rifugio. L'escursione prevede circa 2 ore di camminata senza alcuna difficoltà. Una cima molto semplice da salire in inverno è la Rocca Sella, in Val di Susa. Il percorso che porta in cima a questa elevazione è quasi sempre privo di neve, vista l'esposizione soleggiata del sentiero. Diversi itinerari portano in vetta. Particolarmente consigliato è quello che parte dall'omonimo rifugio in località Celle di Caprie, presso cui al ritorno si può sostare per un pranzo con i fiocchi. Sulla Rocca Sella si giunge dopo circa 2 ore di salita. Altra punta molto panoramica e facilmente raggiungibile è la Punta Surela, in Val di Viu. Si parte dalla borgata Col San Giovanni e tramite ampi pendii si giunge in vetta, con un percorso molto panoramico sulle vicine cime, tra cui spicca la punta Imperatoria. Anche qui il percorso prevede circa 2 ore di salita senza particolari pericoli. Un itinerario un po' più impegnativo, ma decisamente appagante, è la Punta dell'Aquila di Giaveno, in Val Sangone. Il percorso, che parte dall'Alpe Colombino, non prevede particolari difficoltà, salvo il tratto di cresta che precede la punta. Valutarne la percorrenza in base alle condizioni della neve è vietato soffrire di vertigini. La salita prevede 2 ore e mezza circa di salita e la vetta un panorama totale su tutta la pianura torinese. Ti è piaciuto questo video? Metti un like e lascia un commento. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sui prossimi video in uscita. Alla prossima!